primo contatto su Instagram. Se trovate una canzone buona, avete arrivata la porta vacca. Una buona. Come state? Ma senti che voce? Senti che voce cavernosa, che raffreddore. Perché sei maschio dentro, sei maschio dentro. No, perché tu non sei umano, fai il bagno col freddo. Io durante la doccia, mia moglie ha attaccato l'altro rubinetto, si è abbassata ad un grado l'acqua e è venuta la bronchite. Cioè, non riesco a avere un'escursione. Al posto del naso c'è un termostato, capito? Ma adesso scusami, a parte le battute, perché quando sono venuto lì alle Cinque Terre, ma tu hai detto che neanche ad agosto, è una battuta o tu veramente non fai il bagno neanche d'estate? Ma io faccio il bagno buono, io odio le escursioni termiche, io devo vivere in una... Ho capito, ma... ho capito, ma vivi alla Spezia, sei lì alle Cinque Terre, una volta, una volta l'anno non entri come un battesimo, una volta l'anno. Ma sei in bar, ma no, ma con uno che vive a Trento, non è che va in letargo perché sono giorni, eccetera, uno fa ma da quanti anni è che non fai un bagno? Il bagno, quello con la doccia l'ho appena fatto e mi sono riammalato perché mia moglie mi ci butta. Il bagno normale non lo faccio mai. Poi un capitano deve stare sulla barca e guardare quello che succede. Non può fare queste cose qua. Senti, Dario, ma hai sentito, qua ci sono, Dario, ci sono fidanzati costretti a fare le foto alle donne, alle loro fidanzate per Instagram, ma non sono capaci. Allora io dico, ma perché non chiamate Vergassola? Mi portano in vacanza, tutto pagato, magari ci scappa anche una notte ecco, diciamo bravo. Un po'... Giochiamo alla bottiglia con l'obiettivo fotografico. e poi abbiamo questo contratto, perché... che non so che perché... Ma senti, ma io a Pasquetta volevo farciare un appello. Ho portato mia suocera fuori che non usciva da 2 anni del Covid. L'ho portata nel prato a bruccare come facevo tutti gli anni, perché era sempre chiusa in casa e non mangiava più pieno, non mangiava più. L'abbiamo persa. Ha sentito il richiamo di qualche alce, qualche caribù, è scomparsa. Adesso lancio un appello a DJ se la vedete. Non mi ricordo come era vestita, però chiamate, questa è la cosa da fare, questa è la prima cosa. Però quando vogliono venire le ragazze a farti le foto, siamo pronti. Tu devi sapere, tu lo sai perché sei anche un attore, ti ricordo che hai fatto Claudio Cecchetto per Radio DJ nel film Le Ore del Mattino, allora in bocca. Ascoltami, scusami, se Cecchetto non eri lì. Se non eri lì. Prendevo il primo che passava. I lavori che rendono le donne più belle sono quelli che hanno un grande successo. Io ho tutti i miei amici che fanno registi, fotografi, parrucchieri, diciamo, parrucchieri, truccatori, tutti questi che una ragazza la rendono più bella, loro si innamorano subito, hanno la sindrome quella lì di Stendhal, capito? Quindi se tu fai le foto belle, ti portano in vacanza le fidanzate di altri, capito? E magari tu con 3-4 foto. Allora, stamattina arriviamo a 20.000 follower perché ho fatto le foto più belle del mondo ultimamente a Pasqua mentre cercavo di trovare la suocera che scappava nel bosco. Ma in realtà, per le mani qua, ho trovato delle cose che sono interessanti, ragazzi. Non è che fai finta e poi non arriviamo al dunque. Intanto mi sono letto delle cose di Nostradamus e aveva detto che con qualcosa di pindarico, attenzione. Si allineeranno i pianeti con... Una pandemia, una guerra, una carestia, e il quarto è un libro di Fabio Volo per l'anno. Ora, tutto in fila. E il famoso pindarico è il volo, quindi non è che ci vuole uno scienziato per capire questa roba qua. Sì. Capito? Quindi ora stiamo attenti a tutti. Se volete bene al mondo, mi raccomando, ma ce l'ho sotto mano uno. Ma guarda caso, ce l'ho sotto mano uno. Ecco. Ma cosa c'è? Visto che parlo di donne. Visto che parli di donne, vorrei una musichetta di sottofondo a tutte le tue fans, di quelle che hanno comprato il libro, non capisco perché. Vorrei leggergli questo passo preso a cazzo di cane. Ecco, vado? Sì. Avete la musichetta? Sì. Ma pure la musichetta, va bene. Bravo. Il tradimento è un'esperienza che fa bene, che toglie frustrazioni e cattivo umore. E di questo benessere godono tutte le persone che ti stanno intorno, compresa la compagna ufficiale. Sì. Insomma, il tradimento serve a far star bene la coppia. Ora la domanda è, ma lei cosa ne pensa? Cioè, l'altra. Cioè, voglio dire, no, perché devo ma capire... Ma no, lo dico io. Ma lo dice un personaggio... Ma io, guarda, questa cosa che tutte le volte che io scrivo un libro non sono io, sono i personaggi. Non è sì, che... Sì, però la CIA la prendi te, è bello. E poi Dante a Beatrice la conosceva davvero. No, ma poi senti, ti faccio un'altra stupidaggine, perché poi dice uno il mondo va dove va. Senti,
mi sono guardato intorno, si vedeva la roccia strapiombo sul mare, pensa che cazzo. Dall'acqua blu, azzurra e verde, manco un semaforo, sboccavano due enormi faraglioni. Uno dei due aveva una cavità al centro che lo faceva somigliare a un arco, come la porta di una città vecchia. Ora non so, gli sapere le droghe tue. Quando mi trovo davanti a qualcosa di profondamente bello, mi sento sempre un po' triste, malinconico, come se venissi preso una specie di nostalgia verso la vita. Ecco, la domanda è: non è che tu non fai uso di chimica, non fai niente, come ti vengono queste cose meravigliose? Quello là bellissimo, nel Gargano, quel posto lì bellissimo, perché tu quando sei davanti a una, tipo in questo momento io sono a Ibiza davanti al mare, dove no? Sei te? A Ibiza. Sono a Ibiza davanti al mare, no? Ma a lavorare non ci vai mai, ma a lavorare ma sei sempre a fare i bagni d'inverno, i bagni d'estate, quei figli poveracci buttati dal cielo. Ma la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la folla. Non sei normale, non hai sensibilità. Quando tu vedi una cosa così bella, qui adesso c'è una barca qui che sta sul mare, qui sono lì che dormono dentro questa barca, qui stanno lì, sono qua. Sarà un contrabbandiere, stai attento. E c'è il mare, c'erano gli uccellini sulle piante, cioè a me non ti viene un po' di tristezza, perché comunque siamo mortali, è così bella e dici è troppo, cioè fa male quando ti accorgi di quanta bellezza c'è, fa un po' male al cuore. Fabio, raccontaci, tuo papà ti picchiava, dillo subito. Cominciamo dall'inizio con calma. Sdraiati, rimettiti sulla sdraia lì al mare, raccontaci cosa è successo a un certo punto. Cosa è successo? Comunque, l'altro giorno, voglio dire agli ascoltatori che l'altro giorno ti ho scritto: stavo facendo la pipì e mi sei venuto in mente, come stai? Perché è vero, non so perché. Dietro io ti ho scritto: si vede che hai visto qualcosa di piccolo e ti sono venuto in mente. Non buttiamoci giù. Vabbè. Senti, Dario. Io dico a tutte le ascoltatrici di scriverti adesso privatamente su Instagram, perché tu tra l'altro rispondi, io lo so che rispondi, sono chiuso in casa in mezzo a un lago di Mocico con tutti gli altri biondi e cose. Cari ascoltatrici, che volete un fotografo bravo che vi faccia le foto in giro bene, per le ok, Dario Vergasso su Instagram. Mi raccomando la boccuccia con i galini. La boccuccia e sdraiati sugli scogli. Senti, ma davvero sei Ibiza? Ma veramente sei Ibiza? Sì, perché i miei figli non andavano a scuola. Ah, tra l'altro c'è Yodi là in una stanza, non so neanche come. Aspetta un secondo, perché li ho chiusi in una stanza. Aspetta. Ma se vai a liberare i figli, ma che dici? No. Ma non c'è l'avvocato matrimonialista all'ascolto, no? State bene? Sì. Tutto bene, a posto? Salutami, poveri ragazzi. Ti saluta, sai chi ti saluta? Dì, quando Dario, camminano. Vergassola. Ti ricordi che quando camminano devono fare quel verso con la mano per essere liberati, diglielo. Ah, già, è vero. Ti ricordi, Dario, quello delle Cinque Terre? Non ricordate? Quello delle Cinque Terre, sono un elfo, io non ne ho. Ciao, ma guarda ciao, che ti salutano. Ciao. Ciao ragazzi, un po' di umanità, cacchio. Pensate solo ai soldi, a godervi la vita, un po' di umanità, cazzo. Vabbè, ciao. Ma non fai un bene la mattina, non hai fatto niente la mattina, la sera, vergogna.